Seguire il processo da uomo libero. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha concesso gli arresti domiciliari all'ex sottosegretario del PDL Nicola Cosentino, detenuto nel carcere di Terni da oltre 2 anni. Il provvedimento è in corso di notifica a Cosentino, che sconterà i domiciliari in una villa di famiglia a Benafro, in provincia di Isernia. La scarcerazione dell'ex leader campano di Forza Italia è stata disposta dal collegio del Tribunale, davanti al quale pende il processo cosiddetto Carburanti, in cui Cosentino è imputato insieme ai fratelli per estorsione aggravata e concorrenza sleale in relazione agli affari dell'azienda di famiglia attiva proprio nel settore petrolifero. Altri 3 collegi, davanti ai quali sono in corso altrettanti processi a carico di Cosentino, 2 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 3° di Napoli Nord, avevano nei mesi scorsi già accolto le istanze di concessione dei domiciliari presentate dai legali dell'ex coordinatore campano del Popolo della Libertà. Dottoressa, dica qualcosa. Io sono molto contenta di tutto quello che è accaduto, perché è stata veramente una task force. Abbiamo lavorato veramente insieme, l'ospedale, tutto, quindi medici, infermieri, amministrazione, e abbiamo lavorato con la regione in un rapporto settimanale strettissimo e giornaliero, col dottore De Fazio, con gli altri. Veramente è stato un grandissimo lavoro di squadra, e tutto il gruppo dei medici, degli infermieri, dal pronto soccorso, medicina d'urgenza, UTIC, emodinamica, tutti i reparti del DEA, abbiamo fatto veramente un lavoro straordinario, un lavoro attentissimo, con una strettissima sorveglianza da parte delle direzioni. È veramente l'espressione del lavoro di gruppo che siamo riusciti a fare noi con la regione che ci è stata vicina. Visita del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il governatore voleva verificare quanto fatto sul fronte dell'emergenza Barelle, scandalo che ha riguardato negli ultimi anni a più riprese il principale presidio ospedaliero del Sud Italia. Questa mattina però neanche un paziente ricoverato sui lettini di emergenza. Così il Presidente De Luca ha potuto parlare del futuro della sanità regionale, annunciando il piano di riqualificazione della rete ospedaliera e il rilancio dell'assistenza sul territorio. Siamo qui al Cardarelli, avevamo dato 2 mesi di tempo per far sparire le barelle dai corridoi, in 2 mesi sono sparite, a dimostrazione del fatto che quando si decide di fare una cosa si può far. Quindi viene oggi dal Cardarelli un messaggio di fiducia, di efficienza, di grande capacità organizzativa, e di questo siamo assolutamente contenti. Ovviamente rimangono i problemi di fondo, è stato presentato il piano ospedaliero, il mio obiettivo è di chiudere il commissariamento della sanità campana entro il 2017, ma questo significa che dobbiamo lavorare alla tedesca senza perdere un minuto di tempo sui livelli essenziali di assistenza, sulla realizzazione delle reti dell'emergenza urgenza, la rete dell'infarto, la rete dell'ictus, la rete dei politrauma, la rete del materno infantile. Significa realizzare la medicina sul territorio, significa organizzare un 118 serio, significa spostare il 118 dal Cardarelli, significa fare i contratti con le strutture private accreditate, cioè significa uscire dal disastro con il quale abbiamo convissuto per anni. E con altrettanta forza e determinazione vogliamo gridare no ad ogni forma di violenza e di morte.
appello e alla conversione degli autori di quella che ormai è una carneficina, per ridare dignità a una città come Napoli, che non ha più bisogno di sangue ma di vita. Così il cardinale Crescenzio Siepe, in occasione della giornata di preghiera e di digiuno, organizzata per la chiusura del mese mariano, parla alle persone presenti alla preghiera penitenziale nel Duomo di Napoli, che è stata preceduta da un corteo partito dalla chiesa di Sant'Agrippino a Forcella, fino ad arrivare alla cattedrale. Ad aprire la processione, i vessilli delle associazioni mariane, seguiti dal cardinale che ha portato la croce. In migliaia hanno sfilato per le vie del centro, rispondendo alla chiamata del cardinale, per dire no alla violenza e alla camorra e dire sì alla convivenza civile, al rispetto della persona e della vita. Come spiega ai nostri microfoni, padre Angelo Berselli, parroco del rione Forcella. Nonostante tutto quello che si dice di Napoli, c'è un nucleo abbastanza sostanzioso, solido, di persone che ha ancora speranza. E mantenere la speranza in questa città è già da eroi, quindi questo già mi sembra positivo. Uno. Due, arriveremo ai piedi della Madonnina di Don Placido, che popolarmente ha la sua importanza. Le affideremo la città, il che significa la consapevolezza serena che da soli non ce la possiamo fare. Presente al corteo anche padre Alex Zanotelli. Siamo in una situazione difficilissima, per cui noi ci fidiamo di qualche donato, però non verrà a fare i miracoli. I miracoli vuole che li facciamo noi e quindi la preghiera ci dà forza per impegnarci. Però questo potrebbe diventare coreografia se non è connesso poi con tutto un lavoro alla base per rispondere alla bomba sociale che abbiamo intorno nella Napoli malamente. Se non soltanto per rispondere a queste, ma anche per rispondere a una camorra che non è più la camorra classica, è una criminalità ormai disorganizzata. Si è parlato di mobilità passiva nella sanità e di come invertire la rotta in Campania in un forum organizzato questa mattina a Napoli da Motore Sanità. Il diritto dei cittadini a usufruire di prestazioni sanitarie anche in altre regioni è stato al centro del dibattito che ha visto la presenza del commissario ad acta della sanità regionale Joseph Polimeni e del consigliere delegato del presidente della regione Campania Enrico Coscioni. Ma bisogna dare concretezza e sostanza alle azioni. Io credo che fondamentalmente quello che divida moltissimo oggigiorno la sanità meridionale da quella settentrionale sia il fatto della sensazione, della coscienza, della presa in carico del paziente, cosa che avviene rapidamente in tempi accettabili nel centro-nord Italia e invece nell'Italia del Mezzogiorno sembra sempre che se non hai qualcuno a cui rivolgerti, che conosci, non riesci a entrare nel sistema. L'idea del presidente De Luca per 15 patologie, le 15 visite entro 15 giorni, la prima visita, credo che sia un'idea intelligente e che possa in qualche maniera far sentire i cittadini rapidamente appunto seguiti e coccolati, se mi permettete il termine, dal sistema sanitario. Poi un cittadino può anche comprendere e condividere che può aspettare un mese per fare una risonanza, un attacco, se gli si spiega che non è urgente, ma se non lo sa, non glielo si dice da parte di uno competente, loro vanno in una sorta di confusione, per cui poi si accelerano dei processi anche di mobilità passiva che sono molto volte inappropriati. Ulteriori obiettivi del convegno li ha forniti Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità. I dati ci dicono che le regioni del centro-sud, soprattutto le regioni del sud, soffrono di un indice di fuga di pazienti maggiore di tutte le altre regioni, cioè molti pazienti dal sud vanno verso il nord. Questo è dovuto a vari fattori, non ultimo il fatto che i piani di rientro hanno sicuramente riequilibrato quella che era sono i conti economici, ma non hanno prodotto salute, perché tutte le regioni in piano di rientro, comprese quelle che sono andate in piano di rientro al nord, hanno un saldo di mobilità passiva.